Dunque, allora, ripetiamo brevemente, qui in questo schema abbiamo il teorema di Bernoulli raffigurato, diciamo, con un esempio grafico e abbiamo qui il piano orizzontale di riferimento. Questo qui è il condotto che si va restringendo. Questo asse qui lo possiamo chiamare asse baricentrico del condotto, che praticamente rappresenta per ogni sezione, rappresenta il baricentro della sezione. Abbiamo preso due sezioni, la 1 e la 2 in rosso, e per ogni sezione abbiamo raffigurato i carichi, cioè l'energia specifica, vale a dire l'energia posseduta dal liquido diviso il peso del liquido, che ci dà un'altezza. Nel caso dell'energia potenziale gravitazionale, abbiamo l'altezza z con 1, o con 1 perché è la sezione 1, quindi l'altezza z che si chiama altezza geometrica e rappresenta l'energia potenziale gravitazionale. Poi, diciamo che ci conviene lasciar perdere, per rimandare un attimo il disegno dell'altezza piezometrica e disegnare qui l'altezza cinetica, che è V al quadrato su 2G. Estendo la sezione 1, V con 1 al quadrato su 2G. Quindi noi dovremmo tracciare l'altezza cinetica conoscendo la velocità e quindi dividendo il valore della velocità per 2g, vale a dire due volte l'accelerazione. Attenzione, non è la forza di gravità, è l'accelerazione di gravità, g, che è 9,81 metri al secondo quadrato. Però, dato che noi non stiamo facendo in scala, diciamo, facciamo un tracciamento arbitrario dell'altezza cinetica, che va, quindi, dato che la sommità dell'altezza cinetica indica il carico totale, quindi possiamo dire che a scendere l'altezza cinetica va dalla quota del carico totale fino alla quota piezometrica, cioè fin dove diciamo la quota che raggiungerebbe l'acqua in un piezometro innestato in questo punto, no? In mezzo tra altezza cinetica e altezza geometrica c'è H1, cioè l'altezza piezometrica, dove piezo sta per pressione. Ok, quindi abbiamo, adesso riprendiamo dal basso, andiamo con ordine, e abbiamo altezza geometrica z con 1, poi h con 1, altezza piezometrica, poi e v con 1 al quadrato su 2g, altezza cinetica. Vabbè, questa si capisce bene da dove a dove va. Insieme, altezza geometrica z e altezza piezometrica h ci danno che cosa? Sta scritto qui, la quota piezometrica. Quindi la quota piezometrica è la somma di queste due altezze. E perché queste due altezze, diciamo, le abbiamo volute sommare e assegnare a questa somma questo nome? Perché è una cosa importante. Queste due altezze sommate ci danno l'energia specifica potenziale del liquido, cioè sono le due forme che il liquido può possedere di energia potenziale. Va bene? E quindi viene chiamato, diciamo, questa quota viene chiamata quota piezometrica o anche carico piezometrico o carico idrostatico. Quindi magari lo specifichiamo qua.
qua. Quindi ricordiamoci che sono sinonime queste espressioni. Quindi abbiamo l'energia potenziale rappresentata dalla quota piezometrica e l'energia cinetica specifica, ovviamente, rappresentata dall'altezza cinetica. Queste tre, diciamo, due forme di energia, delle quali la potenziale si divide in due, quindi diciamo tre forme di energia, rappresentano il carico totale, cioè il patrimonio totale di energia che il liquido possiede in questa sezione 1. Poi qui c'è una linea orizzontale che abbiamo chiamato LCT, che sta per linea dei carichi totali. Allora, tracciate queste tre altezze nella sezione 1, le dobbiamo tracciare nella sezione 2, però prima possiamo fare un'altra cosa. Dato che, abbiamo detto, non ci sono perdite di energia durante il flusso, la linea dei carichi totali, cioè il patrimonio totale di energia, rimane identico, non se ne perde, e tantomeno se ne acquista. Quindi tracciamo questa linea dei carichi totali perfettamente orizzontale, finché non intersechiamo la verticale della sezione 2. Nella sezione 2 facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto nella sezione 1, cioè tracciare le tre altezze. L'altezza geometrica, vabbè, questa qui è evidente, dal piano orizzontale di riferimento fino all'asse baricentrico, al centro della sezione. L'altezza cinetica, questa volta non possiamo più tracciarla in maniera completamente arbitraria, cioè un vincolo adesso ce l'abbiamo. Ed è che cosa? Dobbiamo tenere presente la velocità, o anzi la variazione di velocità dalla 1 alla 2. Innanzitutto dobbiamo vedere se c'è variazione di velocità e poi se questa variazione, diciamo, è un aumento o una diminuzione di velocità. Allora, in questo condotto, ecco, questo dobbiamo guardare attentamente, la forma del condotto. Se il condotto si restringe, come avevamo visto in altre lezioni, se il condotto si restringe vuol dire che la velocità aumenta. Quindi nella formula dell'altezza cinetica la V aumenta e quindi aumenta tutto quanto questa frazione, no? Quindi, costruendo l'altezza cinetica a partire dalla linea dei carichi totali, questa seconda altezza, diciamo, nella sezione 2, deve essere maggiore dell'altezza cinetica nella sezione 1. Quindi, partendo dalla linea dei carichi totali, dobbiamo staccare un segmento qui maggiore di questo primo segmento. Quindi in questo esempio, dato che il condotto è così, avremo che la quota piezometrica sarà più bassa della quota piezometrica nella sezione 1, proprio perché c'è stato un aumento di velocità e quindi di energia cinetica. Se ne aumenta l'energia cinetica, l'energia potenziale che deve fare? Il totale, quello deve essere. Quindi per forza l'energia potenziale deve diminuire e infatti l'abbiamo tracciata un po' più in basso di quanto abbiamo fatto nella sezione 1. Di quanto più in basso? Anche qui però possiamo diciamo essere arbitrari, farla così a occhio perché non abbiamo messo i numeri. Il vincolo invece, è che questa altezza deve essere maggiore di questa. Quanto maggiore, niente, lo facciamo a occhio, non è un disegno su carta millimetrata, insomma, qui
Quindi l'importante è che abbiamo una maggiore altezza cinetica. Quindi abbiamo la quota piezometrica che è diminuita, vale a dire l'energia potenziale è diminuita, ma è diminuita l'energia potenziale a due forme, rappresentata da due forme di energia potenziale. Allora, quale di queste due, come dire, ha fatto le spese, cioè ha dovuto cedere verso l'energia all'energia cinetica, diciamo? E in questo esempio, chi ne ha fatto le spese è stata l'altezza piezometrica. Anche se questo disegno che ho fatto non è sbagliato, ma è poco chiaro. Allora, prolungo, il piezometro è questo, però diciamo, provo a prolungarlo fin qua, vediamo se è più chiaro. Ora adesso in celeste vediamo, forse vediamo meglio all'occhio, le due altezze piezometriche. Quindi H2, vedete, è diminuita rispetto ad H1 e quindi abbiamo perso la corrente, ha perso energia, altezza piezometrica. E l'altezza geometrica? Allora l'altezza geometrica è rimasta identica. Perché, dato che l'asse del condotto è orizzontale, anche se a me è venuto un po', diciamo, in salita, però questo vorrebbe essere orizzontale, dato che è orizzontale, noi abbiamo che le due altezze geometriche sono uguali. Quindi l'unica che ha subito questo, diciamo, questo depauperamento è stata l'altezza piezometrica. Oh. E così, guardando questo disegno, noi possiamo scrivere il teorema di Bernoulli. Quindi scrivere, come dire, due volte il trinomio di Bernoulli. Trinomio perché abbiamo visto che sono tre forme di energia che si sommano, quindi danno origine a un trinomio. No? E diciamo, a questo punto è facilissimo, Z1 più H1 più V con 1 al quadrato su 2G uguale, tutto il resto diciamo è identico, tranne che cambia questo pedice, invece di 1 mettiamo 2, cioè le stesse grandezze però nella sezione 2, e i due trinomi devono essere uguali. Questo vuol dire perché? Perché il teorema di Bernoulli ci dice che l'energia meccanica in un liquido, in un fluido che scorre in moto stazionario senza perdite di energia, l'energia meccanica si mantiene uguale lungo l'asse del moto, cioè lungo il percorso. E quindi abbiamo questa linea di carichi totali orizzontale. H maiuscolo io l'ho indicato come carico totale, H1 e H2. Quindi scritto in maniera compatta, noi avremmo potuto scrivere, diciamo, tutto questo come H1 uguale H2. Specificando cosa c'è dentro H grande, l'abbiamo scritto così. Quindi, giusto per... ricordiamoci che questo la chiamo QP, quota piezometrica. Quota piezometrica 1. E questa quota piezometrica 2. Allora, adesso, quindi qui avevo scritto moto ideale, qui sopra c'è moto ideale perché non ci sono perdite di energia. Veniamo adesso all'altro caso, moto o flusso reale, quindi con perdite di energia, ed è questo caso qui,
Allora, qui ho fatto un condotto, per semplificare un po' le cose, ho fatto un condotto a sezione costante, anche in questo caso orizzontale. Quindi qui abbiamo il piano orizzontale di riferimento, vedete POR, qui in grassetto ci sono le pareti del condotto, questo qui è l'asse baricentrico del condotto. Di lunghezza L, cioè lunghezza L tra sezione 1 e sezione 2. E poi per il resto, diciamo, il sistema fisico è molto simile, quasi uguale a quello precedente. Per sistema fisico intendo il condotto, sostanzialmente. Il condotto, i piezometri innestati. E quindi in questo disegno noi cosa vediamo? Degli oggetti che sono tra virgolette reali, anche se stanno, come dire, su schermo, che sono il condotto e i piezometri. E anche l'acqua, diciamo, a modo mio ho cercato di disegnare l'acqua in maniera reale. Quindi quest'acqua che risale nel piezometro. E poi il resto sono linee, diciamo, virtuali, che sono l'asse del condotto, il piano orizzontale di riferimento e le linee dei carichi totali. Questa volta ho detto le linee dei carichi totali, ideale, dei carichi totali. Perché? Perché ne ho disegnata una orizzontale, sottile qui, linea dei carichi totali, vedete, ideale, cioè se il flusso fosse ideale, noi avremmo questa linea dei carichi totali, ma non è così. Il flusso è reale con perdite di energia dovute ad attrito e turbolenza, non perdite d'acqua. Sì, dico, ci potrebbero anche essere. No, se ci, diciamo, se ci fossero perdite d'acqua sarebbe un caso diverso, Diverso. cioè il sistema fisico sarebbe molto diverso, perché possono essere perdite d'acqua, quindi magari come l'acquedotto pugliese che è bucato, oppure possono esserci delle derivazioni. Intendevo quello, diciamo. Però diciamo Però è diverso. non è questo è un caso molto più semplice, è una condotta senza né uscite né entrate, né volute né non volute. Allora, quindi essendoci queste perdite di carico, perdite di energia, la linea dei carichi totali scende. Ma scende così dritta? Sì. In questo caso scende così rettilinea perché il tubo è a sezione costante, non ci sono particolari, diciamo, asperità nel tubo, insomma. Quindi scende con una pendenza costante. Quindi, quando noi, se io vi chiedo, teorema di Bernoulli applicato ai liquidi reali, dovete fare prima la linea dei carichi totali ideale, poi quella reale. La linea piezometrica è l'ultima cosa che dovete fare. Allora, fatto questo, possiamo tracciare Devo fare intanto prima quella reale, poi con la ideale. prima ideale, Ah. no, anche perché per l'occhio, no? Cioè, mentre disegni, Ti passo sulla dritta. fai un orizzontale, poi ti viene più facile fare una inclinata in maniera, diciamo, comoda. Allora, concentriamoci sulla sezione 1 come prima e tracciamo l'altezza geometrica z con 1. Anche questa, diciamo, questa dipende solo dal condotto, da dove sta il condotto. Ed è questa qui, z con 1, dal piano orizzontale al baricentro della sezione. Poi saltiamo l'altezza piezometrica e facciamo l'altezza cinetica. In mezzo ci viene l'altezza piezometrica che sommata con l'altezza geometrica, vedete, QP ci dà la quota piezometrica. Il totale è H con 1, H grande con 1, il carico totale. Dopodiché possiamo andare nella sezione 2. Nella sezione 2, dato che abbiamo già tracciato la linea dei carichi totali reale,
Potremmo, per esempio, già potremmo mettere questa quota qui. Per quota si intende non solo, quota ha due significati. Uno è la quota, quella, non so, la quota sul livello del mare o su un piano. Nel disegno tecnico si chiamano quote le misure che vengono messe accanto a determinati oggetti, che ci danno le dimensioni. Praticamente dell'oggetto. Qui è un oggetto virtuale perché parliamo di energia specifica. Qui abbiamo H2 che arriva fin qua. Quindi il carico totale è diminuito. Anche qui, di quanto è diminuito, noi lo possiamo fare arbitrariamente perché non abbiamo messo dei numeri. Quindi questo è il carico totale nella sezione 2, che è diminuito rispetto a questo qui nella sezione 1. Allora, adesso altezza cinetica. Qui questa volta non abbiamo alcuna arbitrarietà a disposizione. Cioè, guardiamo il condotto. Com'è la velocità in questo condotto dalla 1 alla 2? Uniforme. Quindi il moto in questo caso è uniforme, mentre nel caso precedente era non uniforme o permanente. Quindi dicevamo, allora il moto è uniforme, quindi velocità costante. Se la velocità è costante, come deve essere la seconda altezza cinetica? Rispetto alla prima, uguale, perché l'altezza cinetica è funzione solo della velocità. Non è che l'accelerazione di gravità cambia, quella è una costante in queste distanze. Certo, se salissimo dal livello del mare sull'Everest, allora l'accelerazione di gravità cambierebbe, ma dato che parliamo di metri o al massimo di chilometri, non cambia, la G è una costante. Quindi le due altezze cinetiche devono essere uguali. Quindi praticamente, quando disegnando, noi dobbiamo staccare da qui su, dobbiamo staccare un segmento uguale a questo segmento qui. E così otteniamo questa qui, che è la quota piezometrica, vedete QP. Questa qui è la quota piezometrica. Attenzione, che deve arrivare al piano orizzontale di riferimento. Bene. Ora, dato che z con 2 è, come dire, determinato dalla posizione del condotto, questa qui, h con 2, quello che rimane in mezzo fra le due altezze, geometrica e cinetica, quello che rimane in mezzo è l'altezza piezometrica. Quindi anche qui l'unica forma di energia che è diminuita è stata l'energia piezometrica. Sempre per come è fatto il condotto, in questo caso è andata così. E quindi la quota piezometrica va suddivisa tra un'altezza geometrica che è uguale alla precedente e un'altezza piezometrica che è diminuita, quindi è diminuita anche la pressione nel tubo. Oh, questa qui invece è l'equazione di Bernoulli con un'opportuna modificazione per adattarla ai flussi reali. Quindi, mentre prima avevamo H1 uguale H2, qui. Adesso abbiamo H1 è uguale ad H2 più quello che si è perso, più l'energia che si è persa. E noi la chiamiamo genericamente delta H. Va bene? Bene. Quindi H2 più delta H. Scritta, diciamo, in forma dettagliata,
anche in questo caso è, diciamo, come scrittura è quasi identica al teorema di Bernoulli applicato ai liquidi ideali, però aggiungendo un termine al secondo membro che è appunto il nostro delta H, delta H che noi chiamiamo perdita di carico. Ovviamente questo delta H, specifichiamolo, perdita di carico totale. Nel senso non perdita totale, ma è una perdita cioè è proprio l'H grande, no? Il carico totale è l'H grande, quindi di quanto è diminuito il carico totale? Perché poi c'è anche una perdita di carico piezometrico, no? Essendo questa quota piezometrica maggiore di questa, si è abbassata, e quindi abbiamo anche una perdita di carico piezometrico. Adesso non la faccio sul disegno per non pasticciare. Però in effetti potrei farla qui. Allora, se questa è la quota piezometrica nella sezione 2, quindi diciamo un mezzo quadretto sotto qui, allora questo qui lo possiamo chiamare delta. Delta quota piezometrica. Non l'ho disegnato qui perché sarebbe venuto. Vabbè, un attimo, eh. Questo dislivello è di quanto si è abbassata la quota piezometrica, che, se ci fate caso, è identico al delta H, perché si sono, la pendenza delle due linee è uguale, essendo parallele, se H grande si è abbassato di questa quantità di delta H, il delta della quota piezometrica deve essere identico, cioè come si è abbassata una, si è abbassata l'altra, uguale. Adesso facciamo un altro esempio. Quindi la z con 1 dal piano orizzontale di riferimento, che non ho, POR, fino all'asse baricentrico. L'altezza, scusate, ho bisogno. Poi facciamo l'altezza cinetica, diciamo la faccio di un paio di quadretti, anzi di tre, vabbè, non so se.
Sarà uguale, benissimo. Cosa sarà uguale? L'altezza cinetica. E di conseguenza qui posso tracciare l'altezza piezometrica. Quindi la quota piezometrica questa è allora, adesso devo tracciare, quindi con la sezione 1 ho finito. Adesso devo tracciare l'altezza cinetica nella sezione 2. Io così a occhio mi ero preso arbitrariamente tre quadretti, quindi faccio tre quadretti anche qui. Ma la linea dei carichi totali. Allora, questa volta non ho voluto, ho scritto solo linea dei carichi totali per dire che questa qui è quella reale, è l'unica linea dei carichi totali che ho voluto esplicitare. Questa orizzontale rimane come linea dei carichi totali ideali, però quindi le due linee, allora questa è l'altezza piezometrica, questa diciamo che qui sto barando perché posso fare copia e incolla rispetto a voi. Questa invece è la linea piezometrica. Questa qui all'altezza della parte 1 sì. L'ha fatta indicativamente oppure quale altezza? L'altezza cinetica. L'altezza cinetica io qui la posso tracciare come voglio. Se io avessi detto che la velocità è, che ti devo dire, 2 metri al secondo e che ogni quadretto equivale a un metro, attenzione, un metro di altezza, allora sarei stato vincolato, avrei dovuto fare i calcoli. 2 metri al secondo diviso 2 metri al secondo quadrato, eccetera, eccetera, e quindi qui sarebbe venuto, o meglio, 2 metri al secondo, la velocità v al quadrato sarebbe venuto 4 su 2, sarebbe venuto qui 4 su 4, quindi avrei dovuto fare, per esempio, un quadretto. Però siccome non mi sono voluto vincolare, l'ho fatta arbitrariamente.
Invece nella sezione 2 non posso più farla arbitrariamente perché se ho fatto questa lunghezza qui, tre quadratini, diciamo tre quadratini qua, devono essere tre quadratini anche qua. Ah, non avevo messo la z. Vabbè, mettiamolo adesso. Z con 2. Anzi, lo metto qui nel tab. Allora, ci siamo? Questo è un altro esempio, questa volta con un condotto che è in salita. L'unica cosa che manca è l'indicazione della lunghezza del condotto, o meglio, lunghezza del condotto fra le due sezioni, che è questa L. Vabbè, diciamo qui, fin qui non c'è niente di nuovo rispetto al caso precedente. Questo potrebbe essere lo stesso condotto di prima, però in salita. E
La differenza, essendo in salita, qual è la differenza? Che c'è una delle tre forme di energia che è aumentata, perché essendo in salita è aumentata l'energia potenziale geometrica, l'energia potenziale gravitazionale, e quindi la z è aumentata l'altezza geometrica. L'altezza cinetica abbiamo già detto che si è mantenuta costante, quindi qui è stata ancora più di prima depauperata l'altezza piezometrica. Io qui l'ho evidenziata in celeste, e quindi c'è questo. Allora, adesso dobbiamo parlare di un altro concetto importantissimo dopo una breve pausa. Cioè, dicevo, un concetto importantissimo che è questo qui, la perdita di carico unitaria. Allora, sono sinonime queste espressioni, e che cos'è la perdita di carico unitaria? Diciamo, concettualmente molto semplice, e quanta perdita di energia si ha per unità di percorso, quindi praticamente al metro. In che senso? Il fluido fluisce, appunto, qui scorre lungo questo tubo. L'energia totale, il contenuto di energia totale diminuisce. Di quanto diminuisce ogni metro? Questo è tutto. Per la, dice, nemmeno formula, formuletta è questa. Si indica con la lettera J maiuscola. Uguale delta H su L. Di conseguenza, delta H uguale JL. Questa, diciamo, è la stessa equazione riarrangiata. Quindi questo J è la perdita di carico unitaria. Perché unitaria? Perdita di carico al metro, per questo unitario. Come c'è in altri casi, ho detto, il prezzo unitario. Cos'è il prezzo unitario? È per esempio il prezzo al chilo o
oppure il prezzo al litro. In questo caso è perdita di carico al metro. Un po' come quando noi diciamo, che vi devo dire, il consumo di benzina, no? Al chilometro. Al chilometro, no? Quello è il consumo di benzina al chilometro. Qui, in un certo senso, possiamo dire che la benzina è energia, si converte in energia, e il consumo di benzina al chilometro è anch'essa una perdita di energia unitaria, solo che la forma di energia è diversa perché è termica, e l'unità è il chilometro, però alla fine sono due concetti quasi uguali. Quindi quanto energia specifica si perde per ogni metro? Perdita di carico unitaria, un GE, oppure viene anche chiamata cadente dell'energia. È un termine gergale che si usa nel linguaggio tecnico italiano. La cadente, però, è sinonimo assolutamente. Viene chiamata anche pendenza della linea dei carichi totali. Però, e va benissimo perché è una parola che si usa, però attenzione, perché la pendenza di una linea, nel senso generale della definizione di pendenza, è il dislivello, quindi il delta H, diviso la proiezione orizzontale della distanza. Quindi potremmo chiamarla L con O. L con O. Orizzontale. E sarebbe questa. Sì, diciamo, in questo caso sul piano orizzontale di riferimento. Quindi, la pendenza in topografia, nessuno di voi ha fatto geometra, nell'istituto per geometri. Comunque, la pendenza in topografia è il dato, diciamo, se c'è un pendio, facciamo semplice, un piano inclinato, quindi un piano inclinato può essere lo scivolo di un garage, può essere una strada in pendenza, quello che volete. Quindi questo è il delta, diciamo delta Z, questo è L e questo è L con 0, no? L è il percorso effettivo, no? L con 0 è la proiezione di questa lunghezza sull'orizzontale, L con O, diciamo, L con O, orizzontale. Questo L con O si chiama distanza topografica. Quindi dobbiamo stare attenti a ricordarci che se parliamo di pendenza della linea dei carichi totali, non stiamo parlando della pendenza nel senso topografico, stiamo parlando del dislivello che non è, attenzione, non è il dislivello del tubo, è il dislivello, quindi della perdita di carico, diviso il percorso effettivo, la lunghezza del tubo, non la sua proiezione orizzontale, a meno che se il tubo è orizzontale le due cose coincidono. Vabbè, allora, come, tra l'altro, come spesso avviene, anche per questo diciamo è invalso l'uso di chiamarla pendenza. Quindi questo per quanto riguarda la linea dei carichi totali, che ha una sua inclinazione, e questa. L'altro concetto importante
è quello di, strettamente collegato, il delta z è la, la differenza, la... il dislivello. Il dislivello. Io, in questo caso io ho immaginato non una cosa idraulica, diciamo, una quota, non so, due, una strada che collega due punti a quota diversa, no? Stavo dicendo, strettamente collegato a questo concetto c'è quello di allora, che cos'è questa perdita di carico piezometrico? Il ragionamento è identico a quello della perdita di carico totale. Se invece noi per diciamo, la perdita di carico totale l'abbiamo basata sulle variazioni di quota della linea dei carichi totali. Se noi applichiamo lo stesso ragionamento alla linea piezometrica, otteniamo un'altra perdita di carico, che però questa volta è il carico piezometrico, la quota o di quota piezometrica, no? In questo caso si usano questi termini, perdita di carico piezometrico o cadente piezometrica o pendenza piezometrica sempre. Mentre questa la chiamiamo cadente dell'energia o pendenza della linea dei carichi totali, questa la chiamiamo pendenza piezometrica. Spesso le vengono usate indifferentemente questi due concetti. Perché? Perché nel moto uniforme hanno valori uguali. Perché parlando di rapporto tra delta H ed L, quindi nel moto uniforme nel moto uniforme cosa abbiamo? Che delta H su L è uguale a delta QP su L. Quindi i due valori sono uguali perché linea dei carichi totali e linea piezometrica sono parallele, quindi la loro perdita, il loro abbassamento è uguale. Se la perdita di quota è uguale e se quindi il numeratore, i due numeratori sono uguali e se il denominatore è proprio lo stesso, non è che sono uguali, è sempre diviso la lunghezza,
Allora, abbiamo che la cadente piezometrica è uguale alla cadente dell'energia. Infatti, molto spesso, diciamo, vengono usati indifferentemente perché? Perché molti condotti sono orizzontali. Però noi dobbiamo sapere che possono essere, cioè ci sono anche casi in cui non sono orizzontali. Ma no, non perché sono orizzontali, ma perché il moto è uniforme. Se invece facciamo un caso di moto permanente, cioè non uniforme, questo è quello di non uniforme. non uniforme. Allora, in questo caso, questa volta cerco di andare un po' veloce, abbiamo un condotto che si allarga. Quindi, l'altezza cinetica, la seconda altezza cinetica sarà minore, no? Perché nella 2 il condotto è più largo, quindi la velocità è minore. Quindi qui possiamo anche specificare V con 2 minore di V con 1 e quindi di conseguenza l'altezza cinetica. Quindi faccio direttamente la linea piezometrica. Quindi questa volta parto da più giù.
Ah, scusate, mi sono dimenticato di fare la linea di carichi totali reale. Quindi, in questo caso abbiamo come prima il condotto che sale di quota, ma il condotto è un condotto a sezione variabile, non è costante. Nella fattispecie la sezione si allarga progressivamente, potrebbe essere un raccordo, insomma. E, comunque il moto qui dentro è non uniforme. In particolare la velocità va diminuendo. Di conseguenza, se questo è l'abbassamento della linea di carichi totali, abbiamo qui un'altezza cinetica V con 1 che diciamo, è questa. L'altezza cinetica V con 2, ovviamente al quadrato su 2G, è inferiore. In questo caso era talmente inferiore che addirittura la linea piezometrica vediamo che si va alzando, no? Quindi questo è un esempio. Facciamo, diciamo, adesso le due cadenti, no? Allora, quella che abbiamo già fatto, J uguale delta H grande su M. E poi scriviamo, la possiamo chiamare perdita di carico piezometrica, la chiamiamo J con P. Uguale a delta QP, quota piezometrica, sempre su L. Allora, qual è il delta, come dire, piezometrico? Delta piezometrico è questo. Quindi l'altezza è la stessa, l'altezza geometrica cambia. Aspetta un attimo. Quindi i due sono diversi, ma come vedete, no? Perché qui si è alzata la linea piezometrica, la variazione di quota è questo delta QP, questo qui. Invece la linea dei carichi totali ovviamente si è abbassata e questo è delta H, il suo abbassamento. Non solo sono diversi, ma hanno anche segno opposto, perché diciamo questo delta H, poi a seconda delle convenzioni, se questo delta H è per esempio negativo perché si è abbassato, il delta QP è positivo perché la linea dei carichi totali, si è abbassata. Quindi bisogna stare attenti quando si parla di cadente piezometrica nel moto uniforme. Ecco, c'è scritto qui, nel moto uniforme la cadente piezometrica è uguale alla cadente dei carichi totali. Anzi, magari lo scrivo nel moto uniforme.
Ecco, ci ho aggiunto qui. Solo nel moto uniforme la cadente delle linee cariche totali è uguale alla cadente piezometrica. Però, diciamo, questo è il caso più diffuso, perché la maggior parte diciamo, quando il concetto di cadente noi lo applichiamo quasi sempre proprio al moto uniforme. Quindi, diciamo, allora sono le 13:20. Allora, detto questo, facciamo un esempio di un condotto con, come dire, delle giunzioni, quindi un condotto con tratti diversi, mentre in questi casi abbiamo fatto o il moto uniforme, oppure il moto qui non uniforme o permanente, ma in un condotto che si allarga gradualmente. Vediamo invece di applicare, diciamo, di fare questi schemi anche in un condotto le cui variazioni di sezione non sono così graduali. Quindi anche qui partiamo sempre partiamo dal sistema fisico. Quindi possiamo facciamo un tronco di condotto che sale. Poi si allarga. Dovrebbero essere paralleli. Quindi abbiamo quattro sezioni che delimitano tre tronchi. Quindi piano orizzontale di riferimento. Linea dei carichi totali ideale. Allora, intanto facciamo la Z. Z con 1.
Ah, di nuovo mi stavo dimenticando la linea dei carichi totali. Allora, prendiamo il tronco 1 e tracciamo la linea dei carichi totali. Facciamola abbassare di poco perché altrimenti non avremo spazio. Che non prende più. Ecco, allora, com'è il moto qui? È uniforme, no? L'area con 1 e area con 2 sono uguali, quindi qui posso già direttamente tracciare una linea dei carichi totali quindi questa qui scrivo HC invece di scrivere tutta quanta la formula scrivo soltanto HC per dire altezza cinetica 1. Tutta questa qui è invece altezza piezometrica 1. Nella sezione 2 abbiamo stessa velocità, quindi stessa altezza cinetica, però scrivo comunque HC2, con C2, sapendo che è uguale. Questa qui. E questo, vabbè, non lo scrivo, però questo, vabbè, lo scrivo qui, delta H1. Delta H1, che è questo. Allora, cosa succederà nel secondo tronco, cioè fra la 2 e la 3? Ah, solo che sono i 28. Vabbè, 2 minuti almeno facciamo questo secondo tronco. Nel secondo tronco comunque avremo un abbassamento della linea dei carichi totali, no? Perché c'è poco da fare. Si deve abbassare perché ci sono le perdite di carico. Però come vedremo in seguito, essendoci questo allargamento, cosa succede negli allargamenti? Che si hanno delle grosse perdite di carico, o comunque delle importanti perdite di carico, perché qui si creano dei vortici. Quindi la perdita di carico la perdita di carico dovuta alla turbolenza nei cambiamenti di forma e soprattutto negli allargamenti è importante. Quindi si avrà fra la 2 e la 3 un abbassamento più rapido della linea dei carichi totali, che potrebbe essere, per esempio, questo. Ma H2 cosa è? H H con C, si legge male, H con C, altezza cinetica. con
questo di scrivere V2. Sì, perché c'era poco spazio, allora ho messo H con C, anche se... Vedi, qui c'è una C che però si vede male. Allora, e l'altezza cinetica che fa fra la 2 e la 3? L'altezza cinetica diminuisce. E quindi devo prendermi qui, le due linee non saranno parallele, ma la linea piezometrica dovrà leggermente alzarsi o rimanere costante, perché la nuova altezza cinetica deve essere inferiore alla precedente. Diciamo, se fosse uguale sarebbe più o meno così, quindi diciamo... Vabbè, per farla più evidente la cosa, facciamo così. Quindi abbiamo un'inversione di pendenza della linea piezometrica e una diminuzione dell'altezza cinetica. E nell'ultimo tronco che succede? Succede che la linea dei carichi totali si abbasserà più o meno con la pendenza della precedente, più o meno, eh? Comunque sarà meno repentino l'abbassamento, ho sbagliato colore. Però la velocità si mantiene costante perché le due sezioni 3 e 4 sono uguali. Quindi abbiamo che le due linee sono parallele. Oh, quindi abbiamo qui una prima perdita di carico totale che è questa. La seconda la chiamiamo delta H con 2, che è questa. No, ho sbagliato, questa è la perdita totale. Uffa! Così. La seconda è questa. E poi c'è l'ultima,
Quindi lungo i tre tronchi abbiamo tre perdite di carico, una per tronco. La sommatoria delle tre ci dà la perdita di carico totale. Questo concetto è importante perché quando c'è una tubazione complessa, la perdita di carico totale, diciamo, alla fine della fiera, noi la dobbiamo sapere e la dobbiamo saper calcolare sommando le perdite di carico di ogni singolo tronco. Vabbè, poi qui voi sapete, questa è HC3, questa è HC4 che è uguale ad HC3 e queste, vabbè, HC3. E poi ci sono le zeta. Z2, Z3. Va bene, allora per oggi basta così.